Wed, scoop clamoroso direttamente dal trono over di Maria De Filippi. Arriva la foto che non lascia più dubbi, proprio loro beccati così, hanno lasciato la trasmissione insieme. Ecco chi sono i protagonisti del lieto evento. Buone notizie per i fan affezionatissimi di Uomini e Donne, proprio loro hanno deciso di lasciare il programma insieme. Arriva la foto che lascia il fan senza parole, bomba clamorosa dal trono over più seguito d'Italia. Wed, bomba clamorosa dal trono over. Arriva una notizia clamorosa per tutti i fan di Uomini e Donne, proprio loro hanno lasciato insieme la trasmissione. Sebbene la moglie di Maurizio Costanzo sia in vacanza, il programma è attualmente in pausa, pronto a tornare in onda a settembre. I vivaci protagonisti del trono over di Maria De Filippi continuano però a tenere compagnia ai telespettatori. Attraverso i loro profili social e scatti rubati da paparazzi, mantengono alta l'attenzione dei fan della trasmissione che non vedono l'ora di essere aggiornati sulle vicende sentimentali dei personaggi più chiacchierati e curiosi del salotto dell'amore di Maria De Filippi. A proposito di protagonisti di Uomini e Donne, sapete chi ha lasciato il programma insieme? Proprio loro, due amatissimi dal pubblico, sono stati fotografati così. Che colpo di scena! Chi sono i protagonisti di Uomini e Donne che hanno lasciato insieme il programma? Ormai non ci sono più dubbi, proprio loro due hanno lasciato insieme la trasmissione, sono stati paparazzati così, stiamo parlando dei mitici Alessandro e Pinuccio. Il duo composto dal cavaliere e dalla dama più chiacchierata del trono over di Uomini e Donne, è stato fotografato insieme niente di meno che al concerto di Vasco Rossi. Qualche giorno fa, il cantante ha fatto il sold out allo stadio San Nicola di Bari e ad assistere alle sue esibizioni c'erano anche i due amatissimi protagonisti del Salotto dell'Amore di Canale 5. Alessandro e Pinuccio si sono distinti dalla massa per il loro abbigliamento particolare, il cavaliere elegantissimo in smoking con tanto di papillon mentre Pinuccia vestita di blu elettrico con un abito lungo e super chic. Qualche follower li ha avvistati e ha fatto diventare lo scatto virale. Immediatamente sono iniziati i commenti, alcuni anche ironici, sulla amatissima e curiosa coppia del Salotto dei Sentimenti Mediaset. Pinuccia, sempre seria e mai sorridente, la si vede seduta accanto ad un Alessandro felice ed entusiasta. I biglietti per il concerto di Vasco sono stati regalati al cavaliere da Live Nation, una società che si occupa dell'organizzazione dei concerti. Alessandro è una grande fan di Vasco Rossi e qualche mese fa fu proprio Maria De Filippi a leggere la comunicazione al cavaliere. Alessandro dichiarò al tempo che avrebbe portato con sé sicuramente uno dei figli, ma a quanto pare ha cambiato idea, ha preferito andare con Pinuccia. Anche se prima che Uomini e Donne interrompesse la messa in onda per la consueta pausa estiva, i due protagonisti di Wed si sono lasciati in buoni rapporti affermando di voler coltivare la loro amicizia, ma finalmente potrebbe essere cambiato qualcosa. Alessandro e Pinuccia sono ora una coppia a tutti gli effetti. Non ci resta che attendere aggiornamenti per scoprirlo. In ogni caso, che siano una coppia di fidanzati o una coppia di amici, cavaliere e dama hanno conquistato il cuore di tutti.